Amici di Cena Aspettata, benvenuti e bentornati sul canale e benvenuti in questa nuova uscita con i followers. Come vedete sono tutti là dietro, anzi no, alcuni sono là sotto. Stanno arrivando tutto pronto per salire sul Monte San Calogero, quindi ne vedremo delle belle secondo me stasera. Cominciamo a salire, incontro luce, ma cominciamo a salire. Martuzza dietro, ci aspettano circa 3 km e mezzo di trekking in salita, abbastanza impegnativo, ma non è impossibile. Ce la faremo. La sito, non so se capite dal video la pendenza, ma vi assicuro che c'è. Andate indietro. E continuiamo. Bella funivia. Lo zainetto rosa spacca. E siamo arrivati alla prima piana, dobbiamo arrivare là sopra, ma ce la faremo, siamo ancora in cammino con tutta la ciurma, anche appresso, siamo ancora vivi, ce la faremo! Bello fischiceddo! E non siamo nemmeno ancora arrivati. Uno spettacolo. È già tanta roba. Ci sono gli ultimi, ma ci sono i primi. Stiamo arrivando, forse. E siamo arrivati al punto designato dove monteremo il campo tende. Già i ragazzi sono all'opera. Guardate che spettacolo. Tenda vista Termini Imerese e tutto il golfo, ma là c'è un veliero romano. Campo base bello compatto, super tramonto in vista, panorama incredibile, un Pecardella selvatico illuminato da questa luce bellissima del tramonto. Katia, versione nonna, che questa è la tenda della nonna 1978, ovviamente sta mangiando Katia, dico, non era da specificare. La nostra mascotte, il piccolo Ash il trombatore, guarda che bello con questo sole qua, guarda se è bello. Super colori, stasera super colori. Qua intanto ci stiamo preparando per l'aperitivo cena. Attenzione, Pecardella barman. Vinello, vinello marca. Il tappo. Marca, sì, ce l'ho in tasca. Marca Piero. No, questo non è Piero. Guarda, gira. Nero Sirà. Fate la marchetta. 20 colli. Attenzione, Nero Sirà 20 colli. Che ne pensa di questo? Che ne pensa di questo vino? Raga, prima di cominciare col vino volete salire, devo dire. Ti devo dire, Rick. Ma vuoi mettere il vino con i sali minerali? Lei che ne pensa questo vino? È un vino molto spinto. Cielo a fuoco. Qua ci stiamo preparando. Stiamo preparando per il focherello. Finalmente avremo del calore, forse. Ce la faremo. Ma il panorama. Cadi al raffreddore e tramonto. Bellissima su qua. Amici di Cena Aspettata, siamo qui
attorno al fuoco perché è calato quasi il buio, proprio quasi, manca poco, e cade il freddo. Abbiamo fatto il fuocherello, tutti qua attorno al fuoco appassionatamente. Questo è l'asilo. La nostra tenda non si vede nemmeno perché siamo nella depannanza. Arterina ce l'ha fatta, sente freddo, ma è qui, viva! A testa sì, bellissimo! Bellissimo! Salve la cardella! Lei stasera il menù cosa prevede? Già le ha mangiato! Già il panino è andato alle 12! Il Cristo è andato alle 10! Frate, mi fa! Ora abbiamo un tramezzino! Ha fatto già un tramezzino e un tramontino! E niente, raga, qua gli ospiti si ci hanno aspettato, vedete come si. Mi illumina e poi tu c'è la torcia. Allora, fammi una. Frate, una review, fammi un po' di salsiccia piccante di cacca. Salsiccia piccante di cacca. Poi c'è una focaccia con un prosciutto, mozzarella, pepola e vuoi. Pizza con le patate, pecorino bello intostato, e questo è il taleggio di latte di pecora. Cioè, eroe, raga. È l'uvino, è l'uvino, è l'uvino. Eroe. Focherello, panoramello. Buonanotte, raga. Escono anche le mozzarelle. Abbiamo di tutto in cima a una montagna. Una dichiarazione per Sicilia aspettata, Paolo. Che ne pensi di questa scalata al Monte San Calogero con la fatica e tutto? Impegnativa, molto spinta come il vino. La cardella, tu cosa diresti a una persona che ti dice ma com'è salire su San Calogero? Faticoso. Grazie, la passeggiata non è. Vabbè, però ne vale la pena, attenzione, Pecardella dice ne vale la pena. Ha detto che la farà domani, di nuovo. Vero è Peppe? Per i prossimi 5 anni siamo a posto. A posto. Ma quel Paolo Alberti con lo sfondo a tutte le luci, quanto è bello. Paolo Alberti ti metto su YouTube, te lo giuro, così. Così, proprio così, guarda, mettiti in posa un attimo. Salute i follower di Sicilia, aspetta per favore. Salve a tutti, buongiorno alla Sicilia inaspettata, buon pomeriggio. Ma buongiorno che è? Ma se siamo oscuro. E si può partire di Palermo Calambretta e Rui. Aspettando che ha. Amici di Sicilia inaspettata, pronti per dormire perché tra poche ore dobbiamo andare sulla cima del San Calogero a vedere l'alba. Quindi voi restate con noi, noi intanto ci facciamo un po' di power snap come si dice adesso. Siamo pronti, guarda il freddo che c'è. Siamo pronti per il Polo Nord. Il Polo Nord. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Ore 6:10, questa è la situazione. Quasi pronti per salire in cima. Quasi in cima. Olliniamo. Che spettacolo. 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 Ci siamo, amici. Siamo arrivati in cima al Monte San Calogero. Lo spettacolo è incredibile. Ma siamo arrivati tutti a modalità panoramica e lo spettacolo è bellissimo.
ormai è quasi l'alba, anzi ormai è l'alba proprio. Ai ai, andando a prendere la chiavografia. C'è un poco di freschetto. Che spettacolo. Il vallone del diavolo. Una discesa dritta, quasi dritta, circa 200 e passa metri, molto ripido. E questo è il solito panorama. Ormai le luci ci sono, possiamo anche ritornare al campo base. Il buon Ciccio, che a sfondo alba è tutto più bello, no? Cioè, anche se ti metti qualcuno di fuori è più bello. Raga, non spunta il sole. Allora, c'è un problema. Amici, si era aspettata, non sta spuntando il sole. Se lo sono fregato. Non vuole spuntare. Non vuole. Siamo qua da. Vabbè. Chiama il sole. Sole? Dove sei, caro? Ora, spunta. Spunta. Dietro le madonie. Come per magia, dietro Pizzo Carbonara spunterà. 5 minuti e qua non ci spremo già più. Quello che vede là in fondo, questo di qua, Pizzo Carbonara, questo di qua è il Mufara e gli altri due. E questo è il freddo che voi non potete sentire. E questo è il freddo. C'è veramente freddo. E sole fu. Come hai fatto a fare sorgere questo sole? Solo si c'era aspettata, far sorgere il sole. Assurdo. Bellissimo, però. Bellissimo. E possiamo cominciare a riscendere verso il campo base a questo punto. Che spettacolo. E cominciamo a scendere. Direzione macchina. Gli altri stanno cominciando a scendere da là sopra. Panorama. Martuzza avanti, ho preso la testa del gruppo. Il cammino per il San Calogero è abbastanza impegnativo. Ci vogliono un'oretta e mezza, due, per salire in cima e un'oretta e mezza per scendere. È adatto quasi a tutti, diciamo, però bisogna essere attrezzati per salire. Però devo dire che poi si è ripagati con tutto questo, che è meraviglioso. Metà della discesa, amici di Cina aspettata. Giornata splendida. Non so che ore sono, ma credo siano tipo le 7:30, le 8 del mattino. Il monte alle nostre spalle. Stanotte eravamo lì su. E adesso scendiamo verso le macchine, andiamo a fare colazione. Quasi arrivati a destinazione, alle macchine. Un poco stanchi, un poco caduti di questa discesa molto impervia. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Siamo quasi quasi alle macchine. Anche che dobbiamo andare a prenderci subito un caffè, perché c'è tanto tanto sonno. E amici di Cina aspettata, finalmente siamo in macchina, siamo tornati seduti, che bello tornare seduti, eh? Ora colazione, io vi ringrazio sempre per aver visto il video fino a qua, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando qua sotto, c'è un tastino da qualche parte, iscrivetevi, tant'è che tutto gratis, se noi ci vediamo alla prossima avventura, tante cose belle, ciao!